Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Questo è il mio primo video dell'anno e sono emozionata. Comunque ho finito la mia stola, quella famosa del Mystery Call che vi avevo accennato nell'ultimo video. E finalmente l'ho finita e l'ho finita già da un po', però ho aspettato perché sono molto impegnata con un altro scialle bellissimo di Antonia Dusmart. Dusman, scusate, scusa Antonia, con l'emozione sbaglio pure il nome. Dicevo Antonia Dusman. Questo invece è stato ideato sempre da Antonia Dusman e Vicky Aquilino. È bellissimo, mi è piaciuto veramente tanto. Fino alla fine hanno tenuto il segreto di cosa poteva essere e niente. Così poi, diciamo, l'ultima, diciamo, descrizione che loro hanno dato è stato svelato cosa poteva essere, perché era un intrigo tra triangoli, rettangoli, non si sapeva che cosa poteva essere, e diciamo, cosa poteva venire fuori, ecco. E alla fine, dopo aver creato il primo triangolo, secondo triangolo veniva fuori un rettangolo, come vi avevo già accennato, e questo è il risultato. Adesso l'ho piegata perché è lunga e questa è la stola. Eccola qua. Una stola bellissima, con i filati di Lollocrea e diciamo che sono veramente, veramente contenta di averla creata. Adesso sono a testa in giù. Ecco qua. Queste sono il disegno che veniva fuori, uno dietro l'altro. Tanti complimenti a queste due designer, Vicky e Antonia, perché sono veramente bravissime nel creare questi lavori. E, insomma, ci vuole tanto tempo e poi far quadrare i conti al proprio precisi, una cosa veramente ammirevole, ecco. E io sono contenta. Eccolo qua. Bene, adesso sono al lavoro con quell'altro scialle semicerchio di Antonia Guzman. E diciamo che sono un po' più della metà lavoro e quindi ci vuole ancora un po' per finirlo. Vi posso accennare, so ce l'ho sui ferri, ci sono 380 punti sul ferro, non vorrei che mi scappassero, poi mi sparo. No, scherzo. Guardate che meraviglia. Questo si chiama lampo estivo perché rappresenta diciamo, queste righe qua in rilievo, appunto brioche, sarebbe il lampo quando esplode, diciamo. E sono dei raggi, ecco, dei raggi del lampo. Bellissimo. È combinato insieme a questo. Dunque, sono due colori: uno tinta unita che è il grigio chiaro, e uno è lo sfumato perché si deve intravedere il lavoro così. Questo è l'inizio. E questo qua è questi quadrettini che intravedete sono il punto mosaico, molto bello, non l'avevo ancora fatto, semplicissimo da fare oltretutto. E niente, basta, tutto qua. Sono veramente molto molto presa da questo lavoro che spero di finirla più presto. E niente, poi ho iniziato anche la maglia uomo che l'ho tralasciata un po' da parte perché faccio prima lo scialle che ci vuole un po' più tempo, ecco. Ci sono tanti punti sullo scialle, quindi preferisco andare avanti. Questo qua è il maglione da uomo che dovrò fare di Knitting for Breakfast e insomma, mi piace anche questo che lo finirò.
Bene, questo era tutto quello che volevo dirvi perché volevo presentarvi il mio scialle, questo qua, Stola, scialle Stola, e bene, io sono contenta di usarlo e bene. Grazie, vi saluto, alla prossima con spero di finire qualcos'altro perché il tempo è sempre tiranno, perché tra tante cose riesco anche a finire qualche cosa. Grazie a tutti, vi saluto, ciao, un abbraccio.